Ciao ragazzi e ciao ragazze, bentornati. Io sono Antonio e oggi nuovo video a tema Harry Potter. Anche questa settimana, calendario dell'avvento. La scorsa settimana abbiamo aperto assieme la versione premium del calendario dell'avvento di Harry Potter che mi ha gentilmente inviato Cinereplicas. E ragazzi, oggi andremo ad aprire completamente il secondo calendario dell'avvento, che è questo qui, la versione più economica che trovate naturalmente linkata sotto in info box. E adesso l'andremo ad aprire completamente assieme. Lo scorso calendario mi ha davvero entusiasmato, contiene delle cose molto molto carine e adesso andremo a scoprire assieme se anche questo vale la pena di essere acquistato. Inoltre, il discorso che abbiamo fatto la settimana scorsa è valido anche per questo calendario, perché anche qui, se sarete fortunati, potrete trovare all'interno un biglietto vincente che vi darà diritto ad avere una replica in scala 1 a 1 Cinereplicas della Nimbus 2000. Quindi ragazzi, andiamo ad aprire questo e vediamo cosa scopriremo al suo interno. Cambiamo subito inquadratura. Ed ecco qui il nostro bel calendario dell'avvento. Ragazzi, cominciamo subito ad aprire le caselle e ovviamente cominciamo dalla numero 1, che è questa qui stretta e lunga, e quindi andiamo subito a scoprire cosa nasconde. Una penna. Abbiamo una bella penna. Andiamo a tirarla fuori. Ci siamo riusciti e eccola qui. È una penna con qui nella parte bassa questo globo con il castello di Hogwarts. Una penna a scatto semplice ma carina. Questa credo proprio che la utilizzerò. La mettiamo qui. E andiamo alla casella numero 2 che è qui in alto. Vediamo cosa nasconde questa casella. Ok, ho bisogno del taglierino perché sono tutte ricoperte da una plastica e non so il perché. Ecco qui, tiriamo fuori il numero 2 che contiene al suo interno un cravattino con una clip con lo stemma di Hogwarts e la dicitura Hogwarts, molto carina ad esempio per un cosplay. Casella numero 3 e ci siamo, eccola qui. Vediamo cosa c'è. Abbiamo all'interno questo che è un timbrino con il boccino d'oro, carino soprattutto per fare delle confezioni regalo o delle letterine da mettere su. Carino anche questo. Adesso andiamo al numero 4 che invece è qui e questa volta vediamo cosa andiamo a trovare all'interno. Sono delle clip, vediamo cosa sono. Abbiamo questi, sono degli sticker, dei post-it segnalibri, una cosa del genere, delle quattro case. Abbiamo Tasso Rosso, abbiamo Corvo Nero, Grifondoro e Serpeverde. Quindi sono adesivi che si possono andare a mettere magari nei libri, nel diario, delle etichette in poche parole. Carine e utili. Casella numero 5. Andiamo a guardare. Ok, questa si è spostata. Una patch di Honey Dukes, una di quelle che adesive, quindi basta rimuovere la parte dietro e si può attaccare sullo zaino o ad esempio si può attaccare su un grembiule, si può utilizzare in diversi modi, quindi vedremo come la utilizzeremo. E ora andiamo alla numero 6, che è questa qui bella lunga. Sto praticamente distruggendo questo calendario dell'avvento e vediamo cosa c'è qui. Qui troviamo un righello. Ok, eccolo qui. Abbiamo un righello molto molto carino, ben fatto in plastica molto dura con le cioccorane. Abbiamo anche le gelatine tutti i gusti più uno, i calderoni, i lecca-lecca, Honey Dukes scritto qui in basso. Davvero molto molto carino. Mi piace davvero tanto. E adesso casella numero 7. Eccola qui. Abbiamo un bel tasso, ok, qui, sì, tra Tasso Rosso e
corvo nero e all'interno abbiamo una gomma da cancellare a forma di giratempo. Anche questa super super carina. Casella numero 8, qui in basso, vediamo cosa contiene. Qui vediamo, sembra una sorta di gioiellino, quindi vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui, wow, che bella! Abbiamo una lettera di Hogwarts, dietro abbiamo tutti i loghi ufficiali Warner Bros. Ed è una collana, una collanina con la lettera. Molto molto carina, mi piace, anche questa molto bella. E poi ancora numero 9 che troviamo invece qui, da questa parte. Vediamo cos'è. Abbiamo, togliamo l'elastico. Oh, sembra un palloncino. Abbiamo un palloncino di Hogwarts. Eccolo qui, è enorme, del Quidditch, quindi un palloncino da gonfiare quelli che si mettono sull'asta. Molto carini, ad esempio, per poter fare una festa a tema Harry Potter. Quindi anche questo molto molto carino. Adesso la numero 10. Vediamo, vedo anche qui qualcosa di morbido. Vediamo cosa contiene. Eccola qui, siamo riusciti a tirarla fuori. Sembrerebbe una pezzuola, quella per gli occhiali. Credo sia proprio quella, sì. È esattamente quella, piccolina ma carina. Molto carina anche questa. Può anche servire come panno per pulire ad esempio lo smartphone, quindi utile. Anche questa utile. Adesso numero 11 che troviamo qui. Mi aiuto con questo taglierino. Vediamo cosa c'è all'interno. Ecco qui un magnete. Abbiamo un magnete con l'alberello di Natale. Questa finisce dritta sul mio frigorifero. E poi ancora, eravamo arrivati alla 11, quindi casella numero 12. Eccola qui, questa è bella grande. Vediamo, credo sia l'unboxing di calendario più disastroso che potrete mai trovare su YouTube, perché si sta disintegrando. E qui abbiamo binario 9 e 3 quarti, abbiamo qualcosa di cicciotto. Ok, questa carta che hanno messo sopra ogni casella è un incubo, ragazzi, un incubo. E ecco qui, cos'è? Un metro a nastro. Un metro a nastro, qui abbiamo i centimetri, qui abbiamo i pollici. Quindi molto molto carino, c'è un tasto dietro, quindi si può tirare, si blocca e poi basta schiacciare e si ritrae. Anche questo utile, devo dire molto utile. E poi continuiamo, numero 13. Andiamo qui in alto, siamo a metà calendario, un po' più della metà. E qui abbiamo delle card, andiamo subito ad aprirle. Abbiamo delle card, abbiamo tasso rosso, poi abbiamo corvo nero, Grifondoro e serpeverde. Queste sono molto molto carine. Devo dire, al momento nulla di estremamente deludente, quindi tutte cose molto molto carine per essere un calendario dell'avvento. E continuiamo ancora, casella numero 14. Che non ho visto. Dov'è? Dove sei? Casella 14. Eccola qui. Avevo messo il dito sopra e non la vedevo. Casella piccolina. Vediamo cosa contiene. Abbiamo un altro timbrino. Questa volta timbrino con la cioccolana. E anche in questo caso un bel timbrino con la rana, che fa il paio con quello che abbiamo trovato prima col boccino. Carini. Carini anche questi, roba di cartoleria sempre carina. E ora andiamo alla numero 15, che è questa ed è enorme, la casella più grande del calendario. Quindi andiamo ad aprirla e scopriamo cosa c'è. Gli spettrocoli. Eccoli, sono gli spettrocoli da montare. Questi li avevamo già visti anche nel calendario precedente. Casellina numero 16, questa qui piccolina qui in alto, andiamola ad aprire
vedo già degli occhiali di Harry. E abbiamo una spilla con gli occhiali e la saetta. Poi andiamo ancora avanti, casella numero 17, eccola qui in basso. E vediamo cosa troviamo all'interno. Qui abbiamo degli sticker 3D, molto molto carini anche questi. Abbiamo il libro Mostro dei Mostri, la Mandragora, il Calderone, il Boccino d'Oro e il Castello, carinissimi anche questi, quindi comunque verte molto sulla cartoleria. E poi numero 18, eccolo qui, vediamo questo cos'è, un piccolo asciugamano, cosa sarà mai, vediamo un po'. Abbiamo un piccolo asciugamanino, sembra quella per la colazione, non so cosa possa servire esattamente, però mi piace la fantasia, è molto molto carina. E poi 18 abbiamo aperto, 19, casella 19, ho distrutto completamente questo calendario dell'avvento, ragazzi, l'ho maciullato. Eccolo qui, del nastro. Abbiamo del nastro natalizio, quindi quello per chiudere i pacchi, con anche in questo caso una fantasia con le quattro case, carino anche questo. E poi casella numero 20, eccola qui, abbiamo anche questa, carino questo, super super carino. Abbiamo un portachiavi con Edwige, carinissimo. Numero 21, qui accanto, casellona bella grande. E vediamo cosa c'è. Abbiamo questo che sembra un sacchetto come nel calendario precedente, però sembra diverso. E questa è una buona cosa. Sì, esattamente. E come nel calendario precedente abbiamo questo sacchetto. Quello era del ballo del ceppo, qui invece è a tema Quidditch. Molto carino per metterci dentro delle cose anche della collezione. Mi piace tanto. E ora casella numero 22, se riuscissimo a trovarla. Qui abbiamo la 23, la 24, la 22, dove si è nascosta? Ah, ok, qui è già distrutta, quindi l'apriamo. E all'interno ecco che ci sono altri piccoli post-it, questa volta di Grifondoro. Eccoli qui, Grifondoro e Corvo Nero. Questi non mi fanno impazzire, sono sincero. E poi 23, eccolo qui, numero 23. Vediamo cosa c'è, siamo ormai arrivati alla vigilia di Natale. Qui abbiamo un bel puzzle. Abbiamo un puzzle con la mappa del malandrino. E in conclusione, numero 24, la vigilia di Natale, ecco che troviamo un paio di calzini. Questi sono sempre super super graditi. Wow, sono enormi, molto molto carini, credo siano taglia unica comunque. Eccoli qui, Hogwarts con le quattro case, sono Bordeaux. Questi li userò sicuramente. Molto molto carino. E abbiamo finito la distruzione del nostro calendario dell'avvento di Cinereplicas. E rieccomi di nuovo qui, ragazzi. Questo spacchettamento è stato davvero super divertente. Mi piace tantissimo aprire i calendari dell'avvento assieme a voi. Spero di riuscire a procurarne altri da aprire qui sul canale. E anche questo devo dire che, nonostante sia ovviamente differente a quello della settimana scorsa, dove c'erano magari delle cose più di valore, più consistenti, anche questo comunque si difende in modo molto dignitoso. Abbiamo comunque trovato un paio di calzini, un sacchetto dove poter mettere le nostre cose, che secondo me è molto molto carino, la pezzuola per gli occhiali. Ci sono davvero un po' di chicche, ma tutte cose abbastanza utili. Mi piace anche il palloncino per poter magari utilizzarlo durante una festa, mi piacciono le card. È davvero un calendario magari che tende leggermente di più alla cartoleria, diciamo così, però secondo me rende felice chi lo riceve e rende felice un fan di Harry Potter. Quindi anche secondo me questo è un calendario consigliato,
E come vi dicevo anche nello scorso video, quelli di Cine Replicas sicuramente sono sempre molto molto carini e soprattutto tutto sotto licenza, tutto ufficiale e quindi questo naturalmente prevede anche dei costi, a differenza magari di altri calendari un po' più fai da te. Naturalmente troverete il link sia di questo che del calendario precedente sotto in info box. Grazie ancora a Cine Replicas per avermeli inviati e ragazzi vi lascio il sito Cine Replicas sotto in info box per andare a spulciare un po' tutto quello che hanno in vendita perché hanno davvero tante cose belle. E ragazzi, come al solito, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, attivate la campanella, seguitemi su Instagram antonio.seria e noi ci vediamo la prossima settimana con tante altre novità. Ciao!